Grazie Presidente. Presidente, innanzitutto credo che vada un attimo fatta chiarezza, perché altrimenti veramente si creano difficoltà anche a comprendere quello che accade. Consigliere Fabozzi e consigliere Mastratoni hanno fatto un lungo sproloquio sulla loro contrarietà a parcheggi interrati, dimenticando che però tutto quello che c'è oggi nasce da un piano urbano parcheggi approvato nel 1998, dove i loro partiti di riferimento erano presenti, a differenza del mio, e votando favorevolmente alla realizzazione del piano urbano parcheggi con indicazione di quelle strade che oggi contestano. E vorrei dire al consigliere Fabozzi che, voglio dire, le ha tentate tutte nelle ultime elezioni, mi rendo conto, verosimilmente si ricanderà le municipalità. Il suo voto contrario, di cui tanto si parla qui dentro, non serve a niente. E tanto è vero che non serve a niente che il dottore Massa ti ha detto che tutto quello che voi avete scritto, lui non se ne frega proprio. Lo ha detto proprio in modo molto molto chiaro. Quindi la dimostrazione che il voto contrario qui dentro non serve a nulla. Sarebbe opportuno, io non ero presente, dimentichi, ma al di là del fatto se ero presente o ero assente, sarebbe opportuno che tu andassi a sollecitare coloro ai quali porti i voti in campagna elettorale, coloro, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, a quali porti i voti, i tuoi voti in campagna elettorale e per i quali fai propaganda in campagna elettorale. Vai a sollecitare il loro intervento, non venire qui e fai la macchietta di dire io ho votato contrario. Detto questo però, Presidente, io vorrei toccare due aspetti in particolare. Il primo più in generale e il secondo nello specifico, anche perché qui i cittadini aspettano sempre le famose risposte e siamo da un'ora e mezza, le risposte ancora non sono arrivate. Il sottoscritto l'aveva detto un'ora e mezza fa. Allora, innanzitutto capiamoci e chiariamo come sono contestualizzate queste parcheggi. Abbiamo detto piano urbano parcheggi del 1998. Presidente, non posso esimermi dal ricordare che tu, come oggi sei presidente della municipalità, allora eri presidente della commissione che ha approvato quel piano. Esatto. Allora, detto questo, quel piano urbano parcheggi aveva una filosofia di fondo, e la filosofia di fondo prevedeva la possibilità di non far arrivare le macchine esterne al territorio, sul territorio, attraverso i parcheggi di interscambio, prevedeva la possibilità per chi abitava sul territorio di mettere le proprie macchine sottoterra, in box interrati, e creare le isole pedonali. Questo era il famoso progetto del 1990. Presidente, voi omettete un elemento in quello che state facendo. Sono passati 13 anni. I dati ci dicono che negli ultimi 15 anni, il tasso di motorizzazione a famiglia si è triplicato. Significa che ogni famiglia, per fare quello che dite voi, dovrebbe comprare 3 box auto. A 150.000 euro a box auto, sono 450.000 euro che ogni famiglia dovrebbe cacciare per parcheggiare la propria auto. C'è un altro elemento, Presidente, che manca. Ed è il fatto che non avete fatto i parcheggi interscambio. Quello è l'elemento, diciamo, di non perdere. Allora, su questo, non ci venite a dire che poiché è un piano già approvato nel 98 non si può fare più niente. Questo non è vero, dottore. Oggi si può fare ancora molto. E una cosa dovreste fare voi: prendere atto che la vostra stagione politica è finita, evitare nell'ultimo anno di vostra consigliatura di accelerare su progetti speculativi, perché di questo stiamo parlando. Perché quando io leggo, e non sono un tecnico della materia, ma quando leggo da un prospetto che ha fatto vedere anche la consigliera Mastratoni, che su 3.000 posti auto, 3.000 box auto, anzi non parliamo di posti auto perché c'è una differenza anche volumetrica oltre che economica, su 3.000 box auto solo 100 sono destinati al pubblico, tutti gli altri vanno tutti ai privati. Non solo, questi 100 sono tutti concentrati nell'unico parcheggio che, voce di popolo, voce di Dio, si dice che
non si farà, che è quello di Piazza degli Artisti. Allora, su questo io non posso esimermi da pensare, se lo associo ad un'accelerazione nell'ultimo anno di vostra vita politica, perché voi continuate a non voler prendere atto che la vostra stagione politica è finita, e al di là del presidente Perrotta che cerca di difendere, o qualcun altro cerca di difendere il sindaco Iervolino ci dirà le stesse identiche cose che ci ha detto Bassolino, ci dirà che lei ha firmato ma non sapeva quello che firmava. Lei l'ha visto ma non aveva capito che si trattava dei parcheggi, si pensava che fossero qualche appartamento per la figlia Bruxelles. Allora, su questo, Presidente, io credo che sia evidente a tutti che siamo di fronte a un atto di speculazione edilizia, è evidente che la vostra ottusità a bloccare il processo è dettata esclusivamente dalla volontà di portare a termine un processo speculativo, e questo mi sembra evidente, e non volete prendere atto che sono cambiate le condizioni. Su questo voi non fate orecchie da mercante. Allora, su questo, Presidente, io vorrei poi arrivare a una... Sì, ci sono subito. Sì, Presidente. Allora, le domande. Parcheggio di Capaisello. Voce di popolo, voce di Dio, noi siamo consiglieri, ma abbiamo meno accesso di tanto del popolo. C'è la concessione edilizia per avviare lavori? Lo stesso vale per Piazza Leonardo. C'è la concessione edilizia per avviare lavori? Perché qua noi da quello che ci viene all'orecchio, che ci sono tanti parcheggi per i quali già si è iniziato a delimitare l'area, per i quali in realtà pare che il sindaco la firma ancora non gliel'abbia messa, sicuramente perché ancora non gli hanno portato le carte, siccome gliele porto le firme, portando non so come firma. E un ultimo elemento, Presidente, la questione della pertinenzialità. Io devo dire che ho ascoltato con attenzione, pur avendo ostacolato il suo intervento, il dottore Massa, e devo dire, credo che la regione Piemonte abbia sbagliato nel eleggerlo e probabilmente ci ha fatto un danno anche a lui, perché ci viene a dire che la pertinenzialità riguarda solo i cittadini che abitano sul territorio con Bravenella, per cui coloro che stanno fuori dal territorio non possono venire a comprare. Forse non sa, ma mi rendo conto, non è del territorio, che su questo territorio risiedono i più grandi speculatori edilizi e i più grandi immobiliaristi di Napoli, tra cui qualcuno è anche legato alla vostra parte e vincoli familiari. E oltre a questo, Presidente, vorrei anche rappresentare che la questione della pertinenzialità era la base del piano urbano. Immaginare di andare a togliere quello significa aprire i cordoni alla speculazione. Mi rendo conto, dovete sostenere una lunga e difficile campagna elettorale. Grazie.